Io ho conosciuto Klauser come tutti in Svizzera tedesca, del Wachmeisterstudio, di questi film della guerra bianco-nero, e questa era l'immagine che ce l'ho di Klauser. E per questo film sono partito delle sue lettere, e questo mi ha mostrato un completamente differente Klauser, che ha niente a che fare con Wachmeisterstudio. Era un Klauser senza questo lato un po' elvetico, senza in tedesco si dice Bieder. Non conosco la traduzione in italiano, ma lui è veramente, da lui non sento niente svizzero, sente un europeo, è un travagliato, un sfuggito. E questo mi ha molto molto toccato. E specialmente trovo che nelle sue opere dei racconti corti, lì si trova un altro Klauser che mi affascina molto di più. E questo era difficile perché non c'è parente, lui non aveva mai un bambino, allora non c'è, non ci sono sorelle, non ci sono fratelli, niente, niente. È solo questa Berta Bendel. E lei, questo interview abbiamo trovato nell'archivio della televisione svizzera tedesca. E la scelta è chiaro che io mi sono deciso di fare un film su Klauser da parte di ultimi 5 anni. Allora, lui è 2 o 3 anni in Münzingen e dopo 2 anni in libertà. E ho un po', sì, scelto i partner interview su questa vista. Allora, Müller è chiaro, Müller è il solo che ha conosciuto Klauser personalmente. Lui è il figlio di Max Müller, che era il psicoanalitico Lo di sappiamo. sì. Ma lui è cresciuto nella psichiatria perché il suo padre era chef, dottore, allora lui ha cresciuto lì in Münzingen e così ha conosciuto Klauser perché Müller ha preso a casa Klauser come cliente un po' preferito. Sì. E dopo Martin Bormer ho conosciuto di pubblicazioni su questo tema, su Klauser. E lui è anche in Münzingen, dottore. E dopo c'è anche Hardy Ross. Hardy Ross è il primo dottorante su di Klauser. Allora lui è il dottore Ross, ma lui ha fatto un lavoro 40 anni fa su Klauser, è il primo. E dopo c'è Frank Goehre. Frank Goehre è abbastanza conosciuto in queste circole di Klauser, perché lui era il primo biografo Biografo. di Klauser e così ho un po' raccolto. Ecco, se questa era la mia paura, sì. All'inizio, perché io ho fatto questa scelta di raccontare questi ultimi 6 o 5 anni di Klauser, e se posso dire in due frasi, la storia è di come si dice, un individuo che è sempre in fuga di se stesso. E si lontano lui va, fino al mare Adriatico, fino al Pacifico. Il passato lo segue sempre e distrugge tutto. E questa era la storia che io racconto. E per questa causa abbiamo una pista documentario che incomincia a Münzingen, che va a Angles, alla Bernerie in Francia e dopo per finire in Nervi. E tutto che è il passato, abbiamo fatto queste scene
messe in scena con attori che sono piuttosto incubi, più o meno. No, con la madre no, con la madre è un sogno bello, ma gli altri sono piuttosto incubi. E questo è qualcosa che ho già fatto con un altro film su Bouvier, Nicolas Bouvier, ma ho mai fatto anche questa mixtura con, si dice, con questi disegni di Hannes Binder. Una cosa che mi ha molto molto piaciuto da Binder è che lui non illustra, lui non fa solo una illustrazione, lui fa una interpretazione. E la parte della notte nei suoi disegni mi ha molto convinto che con lui mi posso intendere e possiamo fare qualcosa insieme. E lui ha fatto questi disegni per il film. Questi non esistono, sì, la più parte non esistono. E sì, noi abbiamo con il rough cut, cioè per primo montaggio, abbiamo già messo in dentro qualche disegni e lì ero molto 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 contento che funziona con il resto, perché questo non ho visto dall'inizio. Ho pensato magari è troppo differente, troppo strano, ma andava molto bello insieme. E dopo lui ha incominciato di fare dei disegni per noi. Allora, come ci ho detto, il primo immagine era questa immagine dell'autore di questi polar. E dopo ho scoperto un autore molto più interessante, molto più europeo, molto più ampio, che racconta sull'età della sua anima. Ma per finire, ho trovato qualcuno che mi ha fatto piangere, perché è troppo toccante, e nel stesso momento qualcuno che odio anche, perché lui si è sempre sfuggito di tutto. Lui, sono sicuro che lui sparlerebbe adesso su di me a causa di questo film, dietro, ma non in fronte di me. Lui è qualcuno un po' così, un po', non prende veramente posizione. Per preparare, magari questo era il periodo più ampio, perché ci sono 2000 pagine di letteratura e anche 2000 pagine di lettere, che sono anche letteratura. E questo, per scrivere il copione, ho fatto in 4-5 mesi, sì. E dopo, per girare, perché noi abbiamo differenti stagioni, allora era una lunga durata, questa ripresa dura lungo, ma tutto insieme 7 settimane, sì. Ma la più grande parte era il montaggio. Questo era qualcosa molto molto difficile. Avevo il grande supporto di un Katrin, montatrice polacca, che normalmente lavora per Andrzej Wajda, e lei ha fatto veramente in 3 settimane alla fine un lavoro immenso.
ha tutto cambiato il, film e ha anche dato questa profondità che ce l'ha adesso. All'inizio per me era chiaro che in Münzingen c'è questa vista attraverso la finestra e ho saputo anche che c'era una finestra sparata. Sì. Ma come sparate di qualcosa di... Allora lui ha disegnato, cioè lui e Glauser, quando lui era in la psichiatria Burghölzli in Zurigo, lui ha disegnato in suo diario la finestra, e la finestra era la forma di una rania. E questo disegno preso al cameraman e anche alla post-production, e ho detto: questa è la finestra che io voglio. E Binder ha ripreso questo motivo della rania nel suo. E la Kötrin, lei ha messo insieme, allora, e questo dona una sempre una allusione che fa dopo due o tre volte una profondità che crea qualcosa. Allora, come persone dice che è un protagonista un po' del... Se esiste, dirò un film noir documentario. Allora lui è veramente un protagonista di un film noir, una persona che si è fallito, ma non a causa della società, penso a causa del suo stesso. Sì, e questo è un classico protagonista del film americano. A parte di Robert Walser, penso che lui è il scrittore più importante di questo periodo nella lingua tedesca. Era la fase degli anni 30, allora in Germania non c'è grandi autori solo in America, o sono sfuggito in Svizzera, ma di tutto questo penso che lui è il più importante a parte di Walser. La distribuzione c'è, Film Copy, e loro mi hanno detto di incominciare in autunno, che cosa puoi dire, ottobre o novembre, e inizia in Zurigo, Berna, Basilea, in cinema. C'è una versione italiana e con questo pensiamo anche di prendere la possibilità di fare vedere, e spero anche in Svizzera romanda, ma lui non è veramente conosciuto in Svizzera romana. Sì, non parlo veramente in pubblico perché sono superstizio. No, ma non ho scritto, ma le preparazioni sono già avanzate.